Il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo ha incontrato presso la sede della provincia di Teramo il nuovo presidente Camillo D'Angelo. Un incontro organizzato per affrontare diverse questioni, in particolare il rilancio e il sostegno del comparto agricolo delle aree interne. Teramo, che rappresenta uno dei pilastri dell'agricoltura regionale, abbia tante possibilità di crescere e migliorare un settore che per l'Abruzzo, ma per la provincia di Teramo, rappresenta un volano economico e anche occupazionale. Agricoltura e montagna stanno riacquistando centralità e interesse istituzionale in termini di qualità di produzioni, di sostenibilità e l'agricoltore è individuato sempre più come custode e manutentore di beni collettivi, quali l'acqua, il suolo e il paesaggio. Ma per far fronte allo spopolamento delle aree interne serve maggiore disponibilità di infrastrutture di base, lo sviluppo di un'agricoltura di eccellenza e servizi pubblici adeguati. Per questo motivo, per il sottosegretario è importante accelerare ancora di più il processo di ricostruzione. Ma la ricostruzione chiaramente è un processo e nei prossimi giorni incontrerò anche il neocommissario che deve prevedere al proprio interno anche uno spaccato riferito al mondo dell'agricoltura, quindi aiutare a ricostruire le aziende agricole che sono state colpite dal terremoto. Poi l'agricoltura di montagna, ma delle aree interne in generale, ha un primo scopo che è quello di potenziare e far conoscere ai mercati nazionali e internazionali i tanti prodotti tipici che vengono coltivati e prodotti nelle aree interne, nelle aree di montagna e portarli all'attenzione dei mercati appunto internazionali. Inoltre, partendo da un sostegno diretto al mondo dell'agricoltura, chiaramente bisogna portare avanti anche un'azione contro lo spopolamento delle aree interne. Quindi questo passa sicuramente attraverso il miglioramento di una serie di servizi, che quindi dalla viabilità alla presenza di presidi sanitari, agli asili. Quindi abbiamo tanto lavoro di fronte, lo vogliamo chiaramente portare avanti con convinzione e determinazione nel rispetto di quelle che sono le esigenze delle istituzioni locali e chiaramente dei cittadini teramani.